Immagini che ci arrivano in diretta dall'Argentina, un paese che si è fermato e si è messo in fila fin dalla notte scorsa per dare l'ultimo saluto a Diego Armando Maradona, il campione morto ieri a 60 anni per un arresto cardiorespiratorio. Il feretro del Pibe de Oro ospitato alla Casa Rosada di Buenos Aires. Queste sono le immagini che ci arrivano proprio da lì, dal palazzo presidenziale. Lì c'è il suo feretro, come un padre della patria, come capitò per esempio nel 52 ad Evita Perón. Una processione che non si ferma da ore, la vedete, a rendergli omaggio tra i primi anche il presidente argentino Alberto Fernández, accompagnato dalla moglie. Peraltro, nonostante i tre giorni di lutto cittadino subito annunciati, ecco il presidente argentino in mattinata arrivare al palazzo presidenziale. Dicevamo, tre giorni di lutto cittadino subito annunciati ieri dopo la notizia della scomparsa. La sepoltura però sarà anticipata a questa sera per motivi di sicurezza. Diego Armando Maradona sarà sepolto a Los Jardines de Bellavista, un cimitero privato dove riposano già i suoi genitori, anche perché come vedete ci sono migliaia e migliaia, una processione che non si ferma, tantissime le persone in coda. Dunque, ore di grande commozione a tutte le latitudini, sono però anche ore di polemiche, perché accusa l'avvocato del campione: Maradona è stato lasciato solo per 12 ore dai sanitari che si sarebbero dovuti occupare di lui. Questa è l'accusa. Tra l'altro, Mattias Morla, che è legale ma anche il cognato di Maradona, chiede un'indagine approfondita sulla vicenda, perché afferma l'ambulanza è arrivata in ritardo di oltre mezz'ora, è stata un'idiozia criminale. Diego è stato un buon figlio, il miglior giocatore del mondo, è una persona onesta. Tutti indossano la mascherina, però non è certamente questo il tempo per assembramenti. Dunque, funerali questa sera e dunque moltissime delle persone in fila non potranno entrare alla Casa Rosada per salutare Maradona. Noi abbiamo raccolto alcune delle loro voci, sentiamo. Lui è un dio, il dio ci ha dato tutto. Ci ha dato la Coppa del Mondo e anche se ci siamo arresi di fronte agli inglesi e alle Malvinas, grazie a lui abbiamo vinto tutto lo stesso. Diego è immortale per tutto il mondo, Dio non muore. Oggi sento che il calcio è morto. Non ho parole. Lui è la più grande cosa che esiste. Lo porterò nel mio cuore per sempre. Grazie Diego per essere del Boca. Grazie. Grazie Dio di essere del Boca. Grazie di essere argentino. Niente di più, grazie, eternamente grazie. No, no caemo, todavía no, no caemo, todavía ancora no non ce ne rendiamo conto. No, non riusciamo a crederci. È un ragazzo che con un pallone ha reso felice un popolo. Soprattutto i poveri, giocando col pallone, cosa che i politici non sono riusciti a fare, a renderci felici. Lui invece ci ha reso felici tutti quanti. Molta emozione. Lo conosce tutto il mondo. Grazie a Dio, io ho avuto l'occasione di viaggiare dappertutto nel mondo e quando dicevo sono argentina, la prima cosa che la gente mi diceva era Maradona. Lui è ineguagliabile. Non ci sarà un altro Maradona. È da ieri che sto piangendo, ragazzi. Calciatore che ha fatto sognare tifosi e non solo. Diego Armando Maradona è stato omaggiato in tutta la città. Vediamo cosa succede a San Gregorio Armeno, il quartiere dei presepi, che non è questo perché queste sono le cancellate del San Paolo, ma lì a San Gregorio Armeno la vedete, la nostra Emanuela Bonchino insieme ad Alessandro Fresilli. A voi. Maradona fu il primo personaggio non pastore che entrò nel presepe da fuori, diciamo così. Noi siamo nella bottega dei fratelli Capuano, Luciano e Vincenzo. Sono chiuse, lo sapete adesso, le botteghe, però i laboratori continuano a lavorare. E ecco, queste sono le prime statuine di Maradona. 1984, viene creato questo personaggio. Perché? Viene creato perché per noi è stata una grande novità che il più grande calciatore del mondo ha scelto di venire a Napoli, in Italia, con tante squadre molto più importanti, ha scelto noi perché lui era
era per il popolo, andava sempre dalla parte dei più deboli, perché lui viene dal, diciamo, dal niente, si è creato un mostro sacro del pallone e ha scelto noi, e per noi è un dio del calcio. Maradona entra nel presepe, non ne esce più, dopo di lui arrivano anche altri personaggi legati all'attualità, ma lui è stato il primo. Ma Maradona entra nel presepe anche perché noi, avendolo vissuto, avevamo realizzato un mezzo busto per noi, non per la quello vendita. Lì. Sì, quello. Quel mezzo busto però non stava nel presepe, dove stava? No, noi ce l'abbiamo proprio personalmente con noi, nel nostro negozio che ci faceva compagnia, però vedendo questo mezzo busto anche proprio i clienti che compravano i nostri presepi ci hanno incominciato a chiedere: ma perché non si può fare una statuetta, perché Maradona non può essere inserito nel presepe? Allora da lì è nata un po' la storia delle statuette, e insieme a Maradona anche quelli importanti, De Filippo. Questa invece è una sacra famiglia, questa dove andrà adesso? Questa, per la verità, perché noi ci sentiamo molto, molto colpiti da questa avvenuta morte di Diego, e abbiamo pensato di rincuorare un po' la sua famiglia. Questa verrà regalata alla moglie, alle due figlie. Parliamo direttamente del Napoli, le due figlie, Dalma e Giannina, napoletane, nate a Napoli. Quindi la mandiamo a Claudia con le figlie per rincuorare un po' la situazione, perché loro amano e lo ameranno per sempre il loro papà, perché io lo so bene, l'ho seguito da sempre Maradona. Maradona qua era di casa, Gabriele Casillo, che è il presidente delle botteghe di San Gregorio Armeno. Voi siete davvero, avete finito le lacrime, siete davvero colpiti. Adesso è il momento di pensare, di riflettere, perché non può morire un personaggio del genere così all'improvviso. Noi siamo rimasti talmente male perché comunque Maradona era comunque legato alla città di Napoli. Ogni tanto un collegamento con Napoli lo faceva sempre. Quella è la dimostrazione dell'amore reciproco che avevamo noi con lui. È bellissimo. È questo il clima oggi a Napoli, e questo è un presepe artigianale, il presepe napoletano, la tradizione nel mondo. Abbiamo aggiunto anche San Gennaro, perché Maradona, quando entrava in campo la domenica, si baciava al quadretto di San Gennaro all'ingresso della gradinata per salire in campo al San Paolo. Ora in Argentina, dove sono stati indetti 3 giorni di lutto nazionale, ennesima impresa riuscita a Maradona, quella di riunire milioni di persone proprio per l'ultimo saluto ad una persona che ha rappresentato il paese. Il coro che accompagnava Maradona negli stadi di tutto il mondo oggi è l'urlo di dolore del popolo argentino. Diego non ti ninciava. Diego non ha dei tifosi, non ha una maglia sola. Diego appartiene alla gente e all'Argentina. È una grande emozione, lo conoscono in tutto il resto del mondo. Davanti alla Casa Rosada, dove è stata allestita la camera ardente, la folla preme, urla, si ammassa, spinge e abbatte le transenne. L'emozione travolge tutto, fa dimenticare mascherine, distanziamento sociale e regole. La tensione dura pochi minuti, non c'è rabbia in questa gente, 1 milione di persone almeno, con gli occhi lucidi e le sciarpe al collo, tutti uniti nel ricordo e nell'amore per Diego. E il Diego era rebellia. È una sensazione che non si può spiegare, così come non si possono spiegare le emozioni che Diego faceva provare quando giocava. Era felicità, tristezza e ribellione. Perché ser futbolero, tener pasión. Ancora una volta Maradona ha chiamato a raccolta il suo popolo, che sfila davanti al feretro coperto dalla bandiera dell'Argentina e da una maglia del Boca. Lo salutano, lo acclamano come se avesse compiuto l'ennesima magia con il pallone, piangono o semplicemente si abbandonano allo sconforto. Oltre il muro insormontabile delle emozioni spuntano le prime polemiche. L'ambulanza è arrivata dopo 30 minuti, è inspiegabile come sia stato lasciato solo dai sanitari per 12 ore, denuncia un parente del PIB de Oro. Saranno 3 giorni di lutto nazionale in Argentina, anche se già questa sera, dopo i funerali in forma privata, anche per motivi di sicurezza, sarà sepolto nel cimitero di Bella Vista, a 35 chilometri da Buenos Aires, dove riposerà per sempre, vicino ai suoi genitori. Il senso di vuoto, di spaesamento che proviamo oggi è lo stesso di altri giorni, che non dimenticheremo. Diego come Kobe, come Ayrton, come Muhammad Ali. Figure che vanno oltre lo sport, che hanno uno scintillio raro
capaci di spalancare l'emotività diventando presenze familiari e rassicuranti. Sono icone dalle mille vite che abbiamo visto crescere, vincere, non invecchiare come Simoncelli, come Pantani, come Davide Astori. Oggi, come allora, ci giriamo continuamente cercando qualcosa che non c'è più. Sono i nostri sogni, le emozioni che credevamo immortali e invece fuggono via. Ma anche Napoli ha da sempre considerato Diego Armando Maradona come figlio del Vesuvio. Remo Croci, proprio da Napoli. Sì, sono qui ai quartieri spagnoli, il quartiere più amato dal grande campione argentino. Piange il suo campione, la Napoli che oggi è in lutto. Maradona è già un angelo, perché a San Gregorio Armeno è stata realizzata da uno degli artigiani più noti della città, Gianni di Virgilio, la statuetta di Maradona con le ali, e sta nel cielo a giocare la sua partita, una delle sue più belle partite. Qui vedete alle mie spalle hanno allestito un museo all'aperto ai quartieri spagnoli, c'è di tutto, dal grande murales alle magliette, alle sciarpe, a qualsiasi oggetto che ricordi l'affetto di questa città per il grande campione. Ed è Napoli che piange l'idolo ed è Napoli che vive così il suo lutto. Vediamo il racconto. Io la stanotte non ho dormito e non ho mangiato, per dispiacere. Abbiamo vinto due scudetti che ce li ricordiamo tutti. E sono emozioni che non si dimenticano, è un grazie infinito che non finirà mai, per tutta la vita. E Maradona vive in eterno, un commemo per noi non è morto, è viva sempre. L'ho tatuato 15 giorni fa. Posso chiederle perché? Ma ero convinto che ce l'avrebbe fatta per l'ennesima volta. Sono 20 anni che vengo allo stadio, il mio sogno era vedere Maradona palleggiare, anche un palleggio solo mi bastava. C'è tanta gente a Napoli e in Argentina che non ha avuto niente nella vita e che ha avuto solo Maradona. Un matrimonio perfetto tra lui e la città di Napoli, perché magari eravamo simili, un mix tra sregolatezza e genialità. Io tengo 91 anni e ho goduto della bellezza e della grandezza di Maradona nel periodo che è stato a Napoli. Ho visto tutte le partite di Maradona. Per me è stato il più grande di tutti i giocatori del mondo. Nella vita gli ho perdonato tutto, stavolta no. Non pensavo lasciasse un voto così grande. Secondo me Maradona non è morto, gli è andato solo a restituire la mano. La mano, addio, la mano di Dio. Inevitabili gli aneddoti, ma come per tutti i grandi, si innescano già le prime polemiche per l'eredità. Cantare era l'altra passione. Diego Armando Maradona qui è nella sua casa a Dubai. È la sera che ospitò il suo avvocato. Era anche un grande cantante. E ricordo che tra le cose che diceva che io non sapevo fare, diceva: tu non sai cantare, sei un napoletano che non sa cantare. Può regalarci un inedito con Maradona? Mi raccontò una sera che quando giocavo al San Paolo, la domenica, ogni domenica lui assisteva a un miracolo. Io gli chiesi, dico, qual è il miracolo? Per caso è un gol? Disse... Sì, ma non era il gol il miracolo era che quando qualcuno di noi segnava, dietro di noi correvano tante persone che si alzavano dalle sedie a rotelle, correvano insieme a noi, miracolo, miracolo, e lui non ci poteva credere. Cioè, ecco, solo a Napoli può succedere una cosa del genere. Lei aveva sentito di recente, prima dell'estate? Ci siamo sentiti prima dell'estate per salutarci e poi darci l'appuntamento a marzo,
quando era prevista l'udienza finale della Cassazione sulla questione fisco. Mi disse: Angelo, vinceremo con te, possiamo soltanto vincere. E io scherzavo: guarda, sei tu che vinci sempre, noi siamo umani, tu sei una divinità. Per Maradona il calcio è il pallone, e lì dove c'è un pallone ci sarà sempre Maradona. È stato il padre di un intero popolo, quello argentino, è stato il figlio adottivo di Napoli. Ti amo più dei miei figli, gli urlavano da ogni finestra, da ogni via della città, quando Maradona vinceva e incantava con quel pallone incollato al suo sinistro. Padre e figlio, per così dire simbolico, ma poi anche marito, compagno e padre nella vita privata. Tanti amori e molto di più, a cominciare dalla storia della sua vita, quella con Claudia Villafane, conosciuta da giovanissimo quando Dieguito era il pelusa, il capellone. Claudia portata all'altare il 7 novembre 1989, il matrimonio del secolo a Buenos Aires, un matrimonio da 2 milioni di dollari. Dalla loro unione vengono al mondo Dalma e Janina, le donne segrete di Diego negli anni napoletani, ma la sua storia con Claudia finirà amaramente con il divorzio. Nel 2004. Mi hanno comportato vergognosamente. Non parlo. Parlerò del mio matrimonio come se fosse... Silenzio, signore. A Napoli Maradona cade in tentazione, la relazione extraconiugale con Cristiana Sinagra, da cui nasce Diego Armando Junior, riconosciuto ufficialmente solo a 20 anni di distanza, finisce su tutti i giornali di gossip e non solo. Claudia, Cristiana, poi Valeria Sabalain, Rocío Oliva, la quale è stato impedito da Claudia Villafane, la storica moglie di Maradona, di vegliare sul campione, e infine Veronica Ojeda. Tanti amori e 5 figli, Dalma e Janina, Diego Armando Junior, Iana nata nel 96, Diego Fernando nel 2013, oltre a, rivelazione di Mor, l'avvocato del PIBE, ad altri 3 figli non riconosciuti avuti a Cuba da 2 donne. Relazioni contrastate alla odi et amo e a suon di cartelle bollate, come contrastata è stata la vita di Diego. Rimarranno per sempre impresse le sue grandi gesta calcistiche, così come i suoi grandi slanci di generosità. Scese in campo qui ad Acerra il giorno dopo aver giocato contro l'Atalanta al San Paolo. Era il 1985 e Diego Armando Maradona non seppe dire di no al suo amico e compagno di squadra Pietro Puzzone. Quando vedevi i casi bisognosi, si metteva a disposizione. Mi ha dato questo in casa al papà di questo ragazzo, andava a fare un'operazione in Francia che doveva operare il palato. Diego giocò tutti i 90 minuti davanti alla sua gente che era corsa per dare una mano a quel bambino bisognoso di cure. Anche questa partita da Cerre, per esempio, perché 20 milioni mi ha fatto in casa perché è venuto lui. Quel lunedì di un freddo pomeriggio di marzo Maradona segnò più di un gol. Uno però gli fu annullato. A distanza di anni l'arbitro di quella partita svela il giallo. Lui su un cross era quasi al limite dell'area di rigore e con la manina nascosta buttò il pallone dentro la porta. Io mi accorsi da solo, fischiai. Lui mi guardò, io gli feci segno con la mano, gli dissi: guarda, hai toccato con la mano. E lui mi disse: ok, hai visto giusto. Un anno dopo, con la stessa mano, Maradona segnò al Mondiale del Messico contro l'Inghilterra. La mano de Dios, disse lui, appena 4 minuti prima di mettere a segno il gol del KO, passato alla storia come il gol del secolo. E dire che la prova generale di una delle partite più emozionanti della storia del calcio passò proprio da questo campo di fango. Questo è il museo dedicato al Dio vive, al Dio del calcio. Magliette, scarpette, palloni. Questo scantinato di un palazzo di Piscinola, quartiere periferico di Napoli, custodisce centinaia di cimeli sportivi di casa Maradona. Diego li ha regalati ad una famiglia per lui speciale. E mio padre era il custode di San Paolo per 35 anni e mia mamma è stata la cuoca e governante di casa Maradona. Era la mamma, per mia mamma era il figlio, il primo figlio. Noi siamo 11 e lui era il 12esimo. Io a casa di Maradona avevo il ruolo, era quello che pulivo tutti i cimeli. E a distanza di anni, guarda che ho creato, proprio... Si vede che era scritto questa cosa. Cioè lui ve li ha regalati praticamente. Sì, e lui era una persona molto umile. Le foto, i gagliardetti raccolti durante la permanenza di Diego a Napoli sono stati conservati in una sala dello stadio fino al 2006. Poi il figlio del custode li ha trasferiti qui ed i tifosi più incalliti di Maradona arrivano da ogni parte del mondo per ammirarli. Questa è la panchina che lo vedevo così si spogliava. Quindi è la panchina che stava negli spogliatoi? Spogliatoi di San Paolo, sì. Quando Maradona è andato via non si è seduto più nessuno? Più nessuno, c'era questo quadro quando vede che mio padre indica e i calciatori si dovevano fare la croce ma non si poteva sedere nessuno su questa panchina qua. Ma infatti nessuno si siede, non faccio sedere a nessuno perché è una gelosia, cioè, è una cosa incredibile. Certo.
Come si chiama tuo figlio? C'ho un figlio che si chiama Severo come mio padre e un altro si chiama Diego come lui. Ho detto tutto. Maradona protagonista non soltanto dei cori da stadio, ma anche di molte canzoni poi divenute famose. La vita sulla tombola, de noche y de día. La lotteria della vita, Maradona, l'ha giocata fino in fondo e la cultura popolare non poteva non celebrarlo. Se io fuera Maradona, viviría como él. Protagonista al cinema di tanti documentari, celebre quello di Amir Kusturica. E ispiratore di lungometraggi come Santa Maradona o È stata la mano di Dio, il prossimo film di Paolo Sorrentino che ha dichiarato: Maradona non è morto, è solo andato a giocare in trasferta. Attraverso tutto il sud del mondo, dalla sua Argentina, dove nel 1981 venne ospitato sul palco di un concerto dei Queen, fino al cuore di Napoli, lo ricordano Gigi D'Alessio, che scrive: è stato il più grande di tutti, ed Edoardo Bennato, che racconta di quando lo trovò a regalare soldi ai lavapiatti nelle cucine di un ristorante. In Italia lo hanno cantato tutte le generazioni, da Francesco Baccini ai dei giornalisti. Lui è un mago con il pallone. Oltre, ovviamente, a Pino Daniele. Eccoli insieme a festeggiare lo scudetto del Napoli nel 1990, il ricordo più struggente di un'intera epoca.